Allestito dal consorzio produttori aglio di Voghiera, come abbiamo potuto vedere è molto composito la banda che si esibisce, un gioco di memoria in corso, un quiz dedicato ai temi, al racconto dell'aglio e poi naturalmente non poteva mancare il contributo dell'amministrazione comunale di Voghiera, perché l'aglio di Voghiera è parte della cultura e della storia di questo territorio e anche naturalmente della sua economia. Chiara Cavicchi è il sindaco di Voghiera, quanto è importante questo aglio per voi? L'aglio è molto importante, soprattutto attorno all'aglio riusciamo a coalizzare tutto un tessuto di realtà, i nostri giovani, gli anziani, le associazioni che sono venute a dare il loro contributo per questa animazione. Infatti penso che il nostro arrivo si sia sentito perché siamo arrivati in tanti. Abbiamo dato un contributo particolare e variegato rappresentando non solo il prodotto tipico che è la nostra eccellenza, ma tutto il territorio, la musica, i monumenti, la nostra storia, i nostri percorsi e quindi cerchiamo di presentarci tutto tondo. Lo spazio allestito dal Consorzio Produttori Aglio di Voghiera ospita anche un gioco di memoria, diciamo così, dedicato alle qualità essenziali dell'aglio e lo gestisce una signora, Patrizia Caleffi, che per l'occasione in persona Cicci la sdora dai ricci e che ha assunto questo tono da imbonitrice per, come dire, raccontare l'aglio, farlo conoscere, perché è anche una produttrice di aglio, no? Certo, sono anche una produttrice e conosco perfettamente la passione che c'è dietro alla coltivazione, ma soprattutto le meravigliose qualità dell'aglio di Voghiera. Ecco, le qualità quali sono? Beh, di certo che è un aglio meravigliosamente aromatico, molto aromatico ma gentile, quindi non aggredisce il palato, antibiotico naturale, ma soprattutto l'aglio di Voghiera ha un effetto che anche l'uomo più mite rende un galletto, quindi non sottovalutiamo questo effetto. Poi, non so se avete visto in giro, all'aglio di Voghiera abbiamo dei pezzi d'aglio che insomma sono notevoli, devo dire. L'aglio di Voghiera viene confezionato in vari formati, il tradizionale sacchetto, il sacco più grande, ma c'è un tipo di confezionamento che appartiene davvero alla tradizione di questo tipo di alimento che è la treccia. La signora Sabrina Pellizzola si incarica normalmente di dimostrare come si prepara una perfetta treccia d'aglio, che è un'operazione più complessa di quello che si potrebbe pensare. Come si funziona? È un intreccio di gambi, come quella della treccia dei capelli. Oggi viene ancora utilizzato come metodo di confezionamento? Sì, soprattutto per quando facciamo le nostre fiere, abbiamo i vari formati e tra cui anche le nostre trecce che va dal mezzo chilo alla treccia da 2 kg che viene fatta in maniera però differente. Proseguono le iniziative organizzate dal Consorzio dei produttori dell'aglio DOP di Voghiera all'interno dello spazio della regione Emilia-Romagna e noi facciamo conoscenza con un altro produttore dell'aglio di Voghiera, Roberto Molon, voghierese evidentemente ancorché acquisito, diciamo così, ma da 50 anni sul territorio, dal 79 produttore. Lei lo fa da più di 30 anni l'aglio. Da quando ero ragazzino, perché io sono nato a Ferrara e abbiamo iniziato negli anni, a fine anni 70, perché c'era un periodo che le fragole non andavano più e si sa che Ferrara era la città delle fragole. E i prezzi non c'erano e si è provato con questi. Io avevo parenti nel Veneto, come dice il mio cognome, e da lì abbiamo iniziato con dell'aglio così e con piccole quantità, non so, mezzo ettaro, così, poi arrivando a 2-3 ettari, che è la produzione che faccio adesso. Io nel mio piccolo, con 3 ettari d'aglio, rendo come tutto il resto dell'azienda che è di 27 ettari, quindi insomma dà anche soddisfazioni a livello non solo di soldi, però insomma lavori anche con la voglia di lavorare, non ti fa passare la voglia di lavorare, perché negli ultimi anni onestamente l'agricoltura è un po'... Diciamo che l'aglio di Voghiera sostiene un po' la voglia di fare impresa nel settore. Sì, no, da quel lato lì sicuramente. Possiamo chiudere ricordando che in collaborazione con il Consorzio Produttori Aglio di Voghiera abbiamo cercato di raccontare queste cose in un video. Possiamo sicuramente farlo. Il video è stato il leitmotiv di tutta la Sagra dell'Aglio ed è piaciuto moltissimo ed è anche un piccolo passo dell'internazionalizzazione, perché lo abbiamo fatto con gli slogan e le scritte sia in italiano che in inglese ed è già stato inviato anche in America.